E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, qui stiamo finendo praticamente il trasloco verso la nostra nuova base. Sto svuotando tutti gli scatoloni, quindi abbiamo tante cose da portare dall'altra parte, quindi piano piano ci stiamo insomma provando, tante cose. Adesso sfrutto l'occasione per questo viaggio per farvi vedere quello che abbiamo creato. Quindi abbiamo, ecco, il nostro piccolo motorino che ci dà una mano negli spostamenti, ringraziando il cielo. Tra l'altro ho visto che si può caricare anche con delle batterie, se non sbaglio, non solo power cell. Eccolo, siamo già arrivati. Corre come un pazzo. Allora, io ho ricostruito, ho messo qualche nuova finestra e ho ricostruito quello che si era spaccato. Ho messo questi due nuovi lockers che ci permetteranno, come vedete, di tenere un bel po' di cose. Sono molto grandi, quindi abbiamo la possibilità, insomma, momentaneamente di trasferire tutte le nostre cose qui dentro per poi poter ragionare sul da farsi. Lo spazio qui, ragazzi, è fondamentale. La base è pienamente ristrutturata e rinforzata, quindi abbiamo molte possibilità che si sono presentate. Tra l'altro, nel girovagare ho trovato un blueprint, un progetto, questo qui, che si chiama Reinforcement, ma non è il rinforzo questo qui per la struttura, ma non riesco a capire. Reinforcement incrementa il depth sub can dive to. Beh, io quasi quasi lo facciamo, vediamo che cavolo è questo coso. Meno è giusto per renderci conto. Allora, due, vediamo un po' se lo troviamo qui. Eccolo qua, questo affare qui. Ma che cazzo è sto coso? Non è che è un qualcosa che non si può mettere qui, non ho idea. Allora, andiamo magari fuori, vediamo un attimino se si può mettere da qualche parte. Ma non è sto coso qua? Ma no, ma noi già ce l'abbiamo questo, no? Allora, vediamo un attimino. Reinforce. Ma è una struttura per rinforzare un qualcosa. Non riesco a capire. Non riesco a capire cosa. Cosa deve rinforzare? Non so cosa può. Cosa può. Andiamo all'interno. Veramente non riesco a capire, ragazzi. Allora, ma è rotondo. Ma per rinforzare cosa? Io non, dove lo metto sto coso così? Così grosso. Non riesco a capire, ragazzi. Sapete per caso aiutarmi a capire? Voi che sapete tutto, ragazzi, aiutatemi a capire cos'è questo affare. Io per il momento non lo faccio. Magari mi spiegate. Incrementa depth sub can dive to. Cosa cacchio, a cosa può essere utile questa specie di affare? Non ne ho idea. Tra l'altro non si piazza da nessuna parte, ma non lo so. Vabbè, a questo punto io direi, ok, mettiamo, posiamo le altre cose, ok, e andiamo, continuiamo col trasloco. Questa è la nuova base, ragazzi, volevo farvela vedere. Io ho cambiato una power cell qui perché all'improvviso mi diceva che si era, diciamo, scaricato. Aspettate, ecco, in questo vedi capacità 100%, capacità 100%. All'improvviso vedete che se calano poi può destabilizzare quello che è la nostra base, quindi noi saggiamente ci dobbiamo conservarci delle power cell per il mantenimento. Però qua non bisogna solo costruire, ma anche gestirla e mantenerla alla base, quindi non è assolutamente una cosa semplice. Quindi non possiamo allontanarci per tantissimo tempo, perché altrimenti rischiamo di tornare e trovare la nostra base completamente allagata. Ho fatto 2-3 laggate bestiali, io direi, scusate un secondo per esperienza, salviamo. Perché siamo rimasti veramente fottuti l'altra volta. Questo che cos'è? Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. No, no, questo ce l'abbiamo già. Benissimo, ragazzi, ci vediamo fra un pochino appena finisco il trasloco. Ebbene, ragazzi, nel traslocare mi sono reso conto che
Ormai gli armadietti, ragazzi, guardate qui quanta roba avevamo nelle scatole. Sono praticamente quasi già tutti pieni. Quindi io volevo veramente fare qualcosa e costruirne un altro. Tra l'altro lo mettiamo proprio su sterbaccia, che mi non mi piace per niente. Quindi vediamo un attimino se riusciamo a costruire. No, ho sbagliato, scusate. Non questo, volevo un altro lockers. Ok, mettiamolo proprio qui, qui davanti. No, però poi se devo ripararlo, non voglio far... Ecco, qui va bene. Oh, benissimo, ragazzi. Abbiamo un altro armadio. Riusciamo a passare, anche se non è proprio un posto ottimale. Abbiamo... Va bene, però è molto grande, quindi riusciremo a mettere anche le altre cose, perché lo spazio qui, mamma mia, facendo sto traslocone abbiamo veramente veramente tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. Non pensavo di aver accumulato tutta sta roba con gli scatoli. Va bene, e adesso ritorniamo lì e ci vediamo appena finito questo trasloco per festeggiare insieme. Benissimo, ragazzi, benissimo. Abbiamo praticamente trasferito tutto, giusto giusto. Gli scatoli sono tutti vuoti. Questa capsula magari ci ritornerà utile come, come dire, come storage, come qualcosa per poter qualcosa da conservare. Bene. Ok, io direi andiamo verso la nostra base. Abbiamo quasi finito il trasloco. Abbiamo veramente fatto di tutto di più. Più veloci della luce, ci dirigiamo verso la nostra base. Nel frattempo, ah già, non possiamo mangiare, giusto, perché siamo pienissimi, mi ero dimenticato. Comunque abbiamo sfruttato, abbiamo, siamo stati bravi a fare questa base nel centro proprio di una sorta di foresta che si rigenera, quindi possiamo dire tranquillamente che comunque il cibo non ci mancherà. Ma abbiamo sbagliato, mi sa che la base siamo andati troppo avanti, mi sa che di qua. Boh, ogni tanto mi impressiona sta... Intanto vedo cose strane, segnalazioni da altre parti, poi vai all'improvviso sparisce. Qualcosa devono comunque metterla ancora a posto, eh. Un bel po' di cosettine ci sono e che vanno messe a posto. Porca miseria, moriamo o no questa volta prima di arrivare alla base? Vediamo un attimino. Cavolo, come l'abbiamo fatta in profondità, ragazzi. Eccola qui la nostra bellissima base. Siamo quasi per schioppare. Così qua entriamo. Benvenuto capitano. Ok. Benissimo, benissimo. Adesso trasferiamo tutta la roba, ragazzi. Abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Sono contentissimo perché abbiamo veramente tanta roba. Adesso anche le batterie ci possono ritornare utili per fare una power cell. Anzi, dopo la facciamo pure una power cell, perché non si sa mai cosa può succedere. Guardate qui quanto spazio abbiamo ancora. Allora, dicevamo, quante batterie? Mi sembra 3 batterie e del silicone, se non sbaglio, per fare la power cell. La voglio tenere pronta perché nel caso in cui si danneggia qualcosa siamo in grado subito. 2 batterie addirittura e uno di silicone. Potremmo farne anche 2, vabbè, teniamola una pronta nel caso in cui succede qualche casino. Noi la veniamo subito a recuperare la power cell. In realtà forse una me ne dovrei anche portare dietro. Vediamo un po' se abbiamo altro silicone, ne facciamo un'altra. Perché abbiamo il piccolo sommergibile che è quasi scarico. Oddio, dobbiamo mangiare. Dobbiamo mangiare. C'è del silicone? Sì, è qui del silicone, perfetto. Cavolo, dobbiamo fare altro silicone, dobbiamo trovare. Ok, costruiamoci un'altra power cell. Questa qui sarà quella di emergenza. Come vedete siamo organizzatissimi nella nostra base. Abbiamo queste, ce ne sono 2. Ok, una ce la portiamo dietro nel caso in cui ci potesse servire un qualche... Non so se al glide ci vuole la batteria semplice o la power cell.
Non riesco a vedere nella costruzione qua. Eccolo qua. Sarà titanium. Ah, dice soltanto copper, sia glide, copper wire e titanium. Non mi dice come caricarlo, però. Peccato. Magari aspettate nell'inventario, nel blueprint. Cavolo, che brutto. Avrei dovuto mettere qualche informazione in più. Va bene, ragazzi, con questo è tutto per adesso. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, va a mangiare, quindi non è di interesse, insomma, mangerò qualche altra alga per poi iniziare una nuova missione insieme. Dobbiamo comunque cercare quei denti di pesce cane, li chiamo così, ma non si trovano in nessun posto. E abbiamo trovato, sono riuscito a trovare una specie di miniera per quanto riguarda i cristalli, quindi infatti abbiamo costruito moltissime cose, quindi stiamo andando bene avanti, lentamente ma bene. L'importante è tenere, adesso abbiamo una nuova casa, quindi siamo molto molto contenti di questo. Come vedete abbiamo più possibilità di vedere fuori, guardate qui che bella la struttura, abbiamo la possibilità di vederci intorno, quindi è molto carina questa struttura. E bene, le cose stanno andando bene. Grazie a tutti ragazzi e a presto.